Educare i ragazzi alla salvaguardia dell'ambiente coinvolgendoli nella piantumazione di 32 nuovi alberelli nel parco intitolato a Pietro Mennea. L'iniziativa nasce dal Rotary Club di Barletta ed è stata supportata dall'amministrazione comunale insieme alla scuola elementare Modugno e alla società Agora SRL. Tutti uniti per un obiettivo comune, diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, innestando nuova vegetazione in un luogo spesso teatro di degrado e atti vandalici. Tra gli indirizzi dell'anno rotariano c'è anche quello di contribuire a formare una nuova coscienza ecologica, motivo che ha spinto il club di Barletta ad impegnarsi nella realizzazione del progetto Un albero per ogni socio. Questa iniziativa non è solo del nostro club, del Rotary Club di Barletta, ma nasce da un'iniziativa del nostro presidente internazionale, Jan Risley, il quale ha concepito questo avvenimento perché possa essere condiviso da tutti quanti noi rotariani. Siamo 1.300.000 soci, per cui piantumando un albero a socio potete capire che abbiamo 1.300.000 alberi in più sul nostro pianeta, che il numero sembra eccessivo, sembra grande, però 1.300.000 su un pianeta poi distribuiti in una superficie così grande, potete immaginare, non è che siano poi tantissimi, ma comunque rimane l'idea, rimane lo stimolo, rimane la volontà di contribuire a fare in modo che il nostro pianeta assuma un'altra veste. Noi abbiamo, oltre ai nostri abiti, abbiamo anche il vestito che è il clima, che è l'ambiente, di cui non possiamo assolutamente fare a meno. Non possiamo tradire quello che gli alberi, dagli giorni in cui il nostro pianeta è nato, hanno contribuito a dare e a far vivere l'uomo e l'umanità intera. La piantumazione di 32 alberi di gin corrisponde agli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale con il nuovo regolamento del verde, approvato in consiglio comunale un anno fa e di cui ancora si attende la piena applicazione. È una bella iniziativa proprio perché dà attuazione a qualcosa che è stato deciso, che consentirà di interagire il pubblico con le associazioni, non il privato, ma le associazioni che assolvono a una funzione pubblica nel nostro territorio. Questa è la dimostrazione che si può fare bene, si può servire la città anche in questo modo. Quindi quel regolamento è servito, adesso bisogna dargli attuazione. Come noi dobbiamo fare in modo di combattere il degrado da una parte e anche certe situazioni che favoriscono il degrado, certi vandalismi, qui ce ne sono stati tanti. Allora, una volta tanto, il vandalismo si combatte con la civiltà, con la partecipazione civile dei nostri cittadini, delle nostre associazioni. Questo è un altro buon esempio da coltivare.